Ciao ragazze, allora sono appena ritornata da un bel giretto in centro stamattina perché sono stata invitata ad un evento da Sephora. Vi spiego cosa evento, sembra una cosa, però una cosa, è stata una cosa carina. Praticamente poco tempo fa io e altre blogger che conosco siamo state contattate dalla Unilever, che è un'azienda che si occupa di tanti tanti marchi, soprattutto da supermercato, Dove, Sunsilk e in questo caso Lipton. Praticamente siamo state invitate lì per una beauty session e per farci degustare una bevanda nuova della Lipton, l'infuso alla frutta, che è buonissimo. Infatti non vedo l'ora di provarla e penso proprio che l'acquisterò. Infatti poi ci hanno regalato ovviamente un buono sconto, vabbè, questo dico lo danno a tutti. È stata, devo dire, una cosa carina, anche un'ottima occasione per conoscere altre blogger. Ero in compagnia di Sara, Miss Makeup 01, di sua sorella. Vi lascio il link nel box informazioni, e anche di altre ragazze che non li presenti. Saluto Francesca e saluto anche l'altra ragazza di cui mi sfugge il nome, Michela. E quindi praticamente, insomma, ci hanno truccato. Ora, siccome prima di me hanno truccato Michela, questa altra ragazza del blog Le Lunatiche, adesso non mi ricordo il nome del blog, su Facebook si chiamano Le Lunatiche, ho visto che aveva fatto un lavoro grazioso, ho detto vabbè, mi faccio truccare, anche per non sembrare, per non sdobbarle troppo. Faccio vedere il risultato, poi alla fine del video vi lascerò qualche spezzone perché mi sono fatta riprendere da Sara. Allora, adesso io l'ho avvertita che senza primer su di me non funziona niente. La prossima volta cammino con il premio del Porsche in tasca. Come vedete non c'è più niente. Mi ha truccato di sana pianta, c'è fondotinta e tutto. Il fondotinta non faceva schifo, anche se non lo, un po' pesantuccio, però diciamo che non è stato poi così terribile. Ma gli ombretti terribili, hanno tutti ombretti di Sephora. Ho la faccia piena di brillantini, qui non si vede, ma al sole vi garantisco, oggi c'è una giornata di sole bellissima, si vedevano bene. L'unico aspetto positivo è il mascara, che però costa 18,90 euro e non le spenderei mai per un mascara di Sephora. Mi hanno truccato con solo prodotti Sephora, e il gloss, che adesso è sparito, però era veramente molto, molto carino. Passiamo agli acquisti. Allora, anzitutto da Sephora, questo l'avevo previsto, avevo intenzione di prenderlo, sono i Nail Patch, quelli là di Sephora appunto, che avevo già provato, quelle col pizzo. Queste mi sembrano molto carine, si chiamano Chinese Blossom. Le ho comprate per due motivi. Il primo è perché, siccome è l'unica cosa che mi dura per veramente tanti giorni, allora io voglio usarli per quando partirò per andare al Cosmoprof, perché non ho intenzione di cambiare lo smalto ogni 2 minuti, ogni 2 giorni. Starò fuori una settimana. Ma anche per un altro motivo, perché ho scoperto che la carta, il supporto di questi sticker, cioè quello che rimane quando voi staccate lo sticker, è ottimo da riutilizzare per fare gli stickers in casa. Non so se avete visto il video di Robby Berta, in cui fa vedere praticamente che è una gran cavolata rifarli, perché dovete solo trovare il supporto giusto, fare due o tre passate di smalto, se riuscite a fare anche magari un disegnino voi stesse, dopodiché staccare e riattaccare sull'unghia. A differenza di questi, però, quelli lì vanno attaccati stendendo una base. Quindi una base magari appena prima di asciugarsi, attaccare lo sticker e poi passare, dare una passata di top coat, e funziona veramente. Il problema qual è? Che io ho provato con vari supporti, vari tipi di carta da forno eccetera, il problema è che si tendono a rompersi o staccarsi male. Invece con questi funziona alla grande, ho già provato, vi garantisco che funziona, e soprattutto hanno già la forma adatta per le varie forme, dimensioni delle unghie, e quindi è ottimo. L'ho acquistato, diciamo, anche per questo motivo, poi me li rifaccio in casa gli stickers, nella speranza che mi durino più dello smalto normale. E questo è stato da Sephora. Ovviamente campioncini niente, uno di questi me l'hanno dato loro, questa è la ragazza della Unilever, Micole, che è veramente carinissima. E poi un altro me l'hanno regalato alla cassa, è buonissimo, vi consiglio di provarlo. E questo è stato il piccolo acquisto da Sephora. Poi, siccome in Vietnea, accanto Sephora hanno aperto Kiko, accanto intendo proprio la porta accanto, sono passata a vedere la collezione Blooming Origami. Devo ammettere che sono stata molto tentata da alcune cose da ordinare online, però ho detto vabbè, al negozio in città, se mi capita, devo andarlo a vedere. Sinceramente, l'unica cosa che mi ha colpito, vabbè, ma questo già lo sapevo, sono i matitoni quelli doppi. Le palette, allora, sarà che era tutto insozzato, tutto sporco, quindi non mi ha,
probabilmente non mi attiravo neanche per quello, però oggettivamente le palette ombretti sono carine, non hanno tutta questa gran pigmentazione, le ho lasciate lì. Gloss non mi interessa, i matitoni labbra idem con patate. E i blush io pensavo che mi ci sarei buttata a pesce, invece e non mi aspettavo di trovarli di questa consistenza, mi sono sembrati un po' troppo pastosi. Non lo so, mi aspettavo un prodotto che diventasse polvere appena applicato, invece no. Siccome la mia paura è quella che diventi una schifezza sopra il fondotinta minerale o una schifezza sopra il fondotinta liquido, onestamente li ho lasciati lì. Invece l'unica cosa che ho preso una cosa soltanto, è appunto uno dei matitoni. Ce n'erano diversi che mi piacevano, quel giallo canarino era veramente molto carino, appunto, però insomma ho detto vabbè, il giallo poi era abbinato con un colore che già avevo. L'unico insomma che mi è sembrato un po' diverso dal solito, di cui non ho neanche un colore vagamente simile, è questo qua, il numero 5, che è veramente particolare. Io spero adesso che giustamente qua oggi la luce è un po' scarsetta, spero che il colore possa rendere. Da usare in primavera e in estate questo, secondo me, sulla mia carnagiana, perché adesso sono troppo chiara, non mi starebbe benissimo. Praticamente è fatto da un color pesca e da questo colore che è spettacolare. Infatti il pesca non rende minimamente. Vabbè, ci sono altre ragazze che hanno fatto ottimi swatch. Questo è completamente matte, mentre questo ha qualche brillantino. Veramente bello, ma soprattutto bellissimo questo qui, che si sposa perfettamente con l'ombretto kimono di NMK. E basta, questo è l'unico acquisto che ho fatto della collezione. Meno male che non ho ordinato online, perché onestamente non... E infine, questo. Io lo sapevo che da Queen ci lasciavo le penne, ma ci ho lasciato le penne quasi seriamente. Allora, vi spiego. Siccome ero lì che girovagavo nello stand di Catrice, dove il nostro potere di acquisto è molto più alto, e ho preso due o tre cose. Nel frattempo c'era Sara che vagava nello stand MAC, che si era già presa le sue belle cosine. Sono andata a trovarla e scopro che praticamente avevo la possibilità di avere un coupon. Praticamente Coin, sapete che ogni tanto dà dei coupon, spendendo un tot vi regalano quel coupon da spendere nella spesa successiva. Va bene. Ecco, allora intanto vi posso vedere le cose che ho preso di Catrice. La prima è questa, che già era da un tanto tempo che mi intrippava, che è questa cipria praticamente così, fatta così, Multicolor Compact Powder. Questa è la 01, la più chiara. È veramente setosissimo, forse è un po' troppo rosa, ma è veramente setosissimo. E questa è una. Poi ho preso questo ombrettino qui, a me piacciono tantissimo gli ombretti di Catrice di questo colore, che non ho assolutamente, forse sembra più scuro in video, aspettate, vediamo se aprendolo, magari senza la plastica, ok, comunque, gli ombretti Catrice sono tutti scriventissimi, è questo bellissimo arancione. Tra l'altro l'ho visto, era messo accanto al 190, il Petrol Keeps Me Running, spettacolare. E mi è venuta un'idea per un trucco, un abbinamento un po' particolare. E poi, come al solito, io mi lascio sempre fregare da questi. Diciamo che dovevo raggiungere una certa cifra per avere lo sconto, e quindi ci ho infilato questi. Vabbè, in realtà questo lo volevo, l'avevo già preso, ed è uno dei Made to Stay di Catrice, avevo già visto. Jennifer's Gold Rush, che è questo colore bellissimo, e mi piace perché ha dentro del verde, questa specie di oro. Dovete sapere, per ora sono in fissa un po' con tutto quello che è verde oro, verdone oro, oro antico, bello, veramente bello. E questo eyeliner in gel si chiama 020 It's Mambo Number 2, ed è questo colore io l'ho trovato particolarissimo, perché è un, eccolo, si vede? Un bel marrone, però faccio vedere steso. Stupendo, il colore è stupendo. Questo anche da solo fa la sua
Porca figura. Hanno questo odore strano di ombretti di Catrice, di eyeliner in gel. Io quello nero è. Questo veramente è stato fantastico. Lì non l'ho potuto provare, cioè mi ero fidata del colore visto da qua. Veramente stupendo. E infine questo. Allora, questo è nella mia testa da 2 anni, penso, da quando ho scoperto l'esistenza. Ho avuto il 187, che anche quello c'è stato nella mia testa per un sacco di tempo, però su di me non va bene, nel senso che forse è troppo grande, non lo so. Infatti l'ho rivenduto, l'ho acquistato una ragazza da me. Questo è invece il 130. Sono stata tentata di prendere quello di Zoeva per diverso tempo, poi ho sempre desistito. Oggi ho avuto questa cosa di prenderlo 10 euro in meno. Non vi dico quanto costa perché mi sento male solo a dirlo. Niente, è fantastico, non vedo l'ora di, di usarlo. Meraviglioso. Va bene, basta. Vi lascio in coda qualche immagine, vediamo qualche spezzone di video ripreso da questa specie di trucco che mi ha fatto questo. E basta, ciao. Ah sì? Vero? Meglio direi. Tutto quanto una olivola sulla vicina base di terra. Lei è stata la prima, mi ha portato la cosa. L'ultimo trucco della Sindina l'hai visto? Quello da Gold, da qui da Sephora. Sì, infatti, la bellezza. Non mi era troppo gay. Non sono molto brava come cameraman. Vedremo, vedremo. Videocamera di fronte, sempre che c'è qualcuno. No, magari prova a rifare Lasci se fuori Chico, anche no. No, insieme no, no, tre uno dietro l'altro, no, questo veramente guarda. Andiamo a vedere gli occhi. Era proprio sì, è vero, però ti lascio le stesse, se non lo vedo non lascio le stesse, ti puoi andare a tamponare con la spugnetta là, con la bello. Sente loro lì in passare sotto che c'è la maschera vecchia, però è bello da ringraziare.
Il numero 12, sempre quello al 50% idratante. Molto bello, sì, stai distruggendo la postazione make-up, Arnella. Bello.